Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy. Continuiamo subito da dove ci eravamo lasciati. La porta è sbarrata per ora, esatto. Inserisci il chip di controllo che abbiamo appena ottenuto. Quindi lo prendiamo e lo inseriamo. Adesso possiamo andarcene da questa prigione. Adesso, se non sbaglio, ci dovrebbe essere il boss. E poi avremo completato la sezione della prigione che avevamo cominciato nella scorsa puntata. Abbiamo farmato anche un bel po' di dindi, un bel po' di denaro, che ovviamente mi servirà per comprare armi in giro per la città. Allora, corridoio interno A3. Qui vediamo qua cosa c'è. Mi sa che qua ci sono dei forzieri o... Esatto, c'è un forziere. Vediamo cosa c'è dentro. Oh, arco della vendetta. Che ho appena comprato, tra l'altro. Bene. Vedete, ragazzi, queste sono cose che purtroppo solo l'esperienza poteva farmi prevedere. Cosa che in realtà io di questo gioco ormai ho veramente poco, perché non lo ricordo proprio nel minimo dettaglio. Non lo posso ricordare il gioco. Cioè, sarei ipocrita nel dire che mi ricordo qualsiasi cosa dopo 15 anni che praticamente non lo tocco. Quindi oh, un altro teleport già subito. Wow. Ma questo non era il mostro che abbiamo battuto noi? Esatto. It's the salamander. Someone's coming. This really sucks. Why did we have to get stuck cleaning up over here anyway? A cleaner robot would get the job done in half the time. Huh. You can't trust those things. I'm much better at cleaning than they are. I guess your 43 years of experience as a bachelor are good for something, huh? Shut up! Think that's a compliment? I happen to be touchy about that subject. 43 anni da single. Wow. Prego. You know, Mr. Rosencaster's different somehow. He was never like this before. Yeah, Mr. Rosencaster's too wound up in those experiments of his. It's borderline obsession, if you ask me. I mean, they used to call him the best officer ever. Everyone used to look up to him. He was such a great guy. I don't know what's happened to him. I suppose it has to do with Claudia. Claudia? What do you mean? Never mind. I guess it's not for us rank and file guards to know. Come on, let's get back to work. What do you want to do? Now's our chance. They're not looking our way. Let's go. Wait. So this is what came out of that experiment? All that time, and this is what we ended up with? A big pile of garbage? Take me to Rosencaster immediately. Yes, ma'am. What a colossal waste of money. We need a reorg here. Ok, quindi a quanto pare la creatura che abbiamo affrontato all'inizio del gioco era un esperimento. Non era un vero e proprio mostro. Però, da quello che abbiamo potuto vedere prima, gli esperimenti venivano condotti su degli esseri umani. Quindi magari sono degli esseri umani che in realtà sono stati trasformati in mostri, no? È abbastanza complessa come cosa. Dobbiamo trovare effettivamente il responsabile. Wow, finalmente riusciamo a togliere del danno decente. Finalmente riusciamo a fare del danno decente. I hope they get what's coming to them.
Yeah, forzieri. No! Madonna, abbiamo tutti sti mimic, io non me li ricordavo. Ok, così già almeno facciamo qualcosa in più di danno. Oh, l'abbiamo pure paralizzato, ottimo. Oddio. Però guardate, vedete già il level up che cosa ci ha permesso di fare? Vedete, sopravvivere a un mimic e non avere più così tanta paura. Quindi questa è già una cosa comunque da sottolineare abbastanza positiva. Lubrificante, questo sicuramente ci servirà per qualche eureka. Non siate maliziosi. Io già so qua. If I could only bring you back. Why, Claudia? Why have you left me all alone? What's going on? Rosencaster, sir! We have an urgent situation! The level 4 prisoners have escaped from their cells! What did you say? Those little punks! Secure the partitions! Post officers at every gate! Don't let them get away! Yes, sir! Good for nothing, idiots! Did I come at a bad time, Mr. Rosencaster? It's all well and good to go after those escapees, but I wonder how that experiment's coming along. It's coming along. We are close to perfecting the rune cell cultures. Once we do, you'll finally get what you want. We'll be able to mass-produce artificial human soldiers to your heart's content. Oh, but that's not what you're after, is it? I know. You're fixated on one dead woman. And it's holding up the whole experiment. I have to go after those escapees. We can talk later. Don't give me the runaround. I can see right through you. I know what you're up to. Nonsense! I'm following orders and doing exactly as I was told. Still clinging to that old story, huh? You've got quite the one-track mind, Mr. Rosencaster. Obsessed with a woman like that. Rosencaster, listen up. This is your final warning. Perhaps it's time for him to resign. Wow, addirittura. Va bene. Allora, proseguiamo. Dobbiamo andare da quale lato? Perché qua la freccia indica... grazie. Guardate quanti danni faccio adesso. Wow. Sono diventato una potenza. Dei danni che faccio. Allora no, mi sa che andiamo, dobbiamo andare prima di qua. Perché da quel lato mi sa che andiamo dalla direzione giusta. Mentre io invece prima voglio esplorare i vari corridoi, tutte le varie zone. Ecco, infatti, vedete? Lì c'è un bel forzierozzo. Corvo. Che creature sono queste? Non le ho mai affrontate prima. Yeah!
Bene. Ho ottenuto Grog. Benissimo. Non so effettivamente se è questa forse la direzione giusta. Ah no, si può andare da entrambi i lati. Ah, vabbè. Pensavo di no. Madonna, sono diventati delle bestie pure loro due. Sono diventati fortissimi. Allora, andiamo da questo lato. Ecco, lì c'è per esempio un'altra porta dove sicuramente ci sarà qualcos'altro. O forse no. Yes. Eccolo qui, il bel forzierozzo. Acqua santa. Bene. Vediamo se abbiamo delle eureka a disposizione di qualcuno. Jaster. Spada illusoria livello 2. Interesting. Stella lucente era figo come attacco, se non lo ricordo male. Per chi sala. Ormai avanziamo, che è un piacere. Di questo sono veramente, veramente soddisfatto. Sono molto, molto contento. Allora, lì c'è un altro punto di salvataggio. Forziere, dove sei? Addirittura nessun forziere qua? Wow. Mi hanno giocato qui. Va bene. Allora, andiamo qui. Teleport. Ehi, teleport. E usiamo l'ascensore. Andiamo avanti. Corridoio interno A2. If we escape from level 4, they'll become legends. Qua però comunque si trovano pochi mostri effettivamente. Qua penso che sia forse il luogo migliore per farmare o comunque level upare, perché comunque ci sono pochi mostri e quei pochi mostri che ci sono sono anche deboli. Quindi effettivamente qua è un buon posto per migliorare il team. Allora, noi andiamo da questo lato prima. La pistola questa qua congelante è veramente forte. Veramente, veramente forte. Allora, stanza. Forzierone. Non c'è. Mannaggia loro. Allora, qui però c'è. Allora, un salvataggio. E poi dove praticamente si continua? Allora, facciamo così. Benissimo. E torniamo indietro. Così abbiamo modo di poter esplorare anche questa sezione di mappa. Però almeno il salvataggio, il teleporto l'abbiamo sbloccato. Sono sicuro che comunque tutti questi mostri con la arma che abbiamo trovato a inizio livello, ovvero la spacca metallo, sarebbero stati come burro praticamente. Li avremmo tagliati, sminuzzati come se fosse stato burro. Allora, niente, qui forzieri non ce ne sono. Facciamo il giro dall'altro lato, perché c'è, guardate, un bel corridoio tutto, diciamo, tutto tortuoso, tutto unico, dove magari possiamo trovare qualcosa di interessante. Allora, qua si potrebbe aprire.
La porta è sbarrata per ora. Ah, ok. E allora qua mi sa che ci dovremmo tornare dopo. Va bene, andiamo verso la boss fight, perché qui ovviamente c'è odore di boss fight, dove c'è un salvataggio e poi l'obiettivo vicino. Non penso che ci possa essere altro se non... Se non un bel boss. E poi tra l'altro riusciamo addirittura a maxare la nuova spada. Quindi vediamo subito con cosa si può craftare questa nuova spada. Sono molto curioso. Vabbè, eccoti qua. Allora, analizza. Con una spaccaterra. Questa è frantumatrice. Ah, non ne ho spaccaterra, non ne ho più. Ok. E allora a questo punto niente, sono costretto a cambiare l'equipaggiamento e mettere la, finalmente la spacca metalli. Qui ancora stiamo level upando. Ok, Zegram, come vi ho già spiegato, lo lasciamo da parte. Allora salviamo, dato che abbiamo comunque fatto un bel passo in avanti. Peccato non avere un'altra spaccaterra, giusto per la curiosità, più che altro di fondere le due spade. Wow, take a look at that. This place is more like a secret lab than a prison. Look, Jaster. There are people in there. What's going on? What are they doing in this place? Toying with human lives. They've been experimenting with rune in order to obtain forbidden powers. What do you mean? There have always been rumors, but I had no idea the experiments had actually gone this far. We can't let them get away with this. That wasn't very smart of you. You should have run when you had the chance, old man. Rosencaster! So, it was you getting involved in this kind of experiment. How could such an honorable soldier like you? Shut up! You know nothing about me. Oh no! Playtime is over. Ecco qui il boss, Rosencaster. Allora, noi siamo equipaggiati piuttosto bene, quindi non dovrei avere troppi problemi. Allora, come abilità, io faccio la mia bella spada di luce livello 2. Ah no, aspetta. Ho sbagliato, non era la spada di luce, devo fare la spada illusoria. Allora, no, abilità, esatto, non era spada di luce, ma spada illusoria. Perché così, vedete, posso attaccare da lontano. Il fatto di poter attaccare così da lontano. Merda. Allora aspettiamo che faccia KO anche Simon. Esatto. Qui dovrei effettivamente prendere magari... Just...
nessun danno. Ha bloccato l'attacco. Aia. Aia. Parte seconda. Oh, non ricordavo fossero così... così potenti. Non ho spada di luce. Madonna, ogni volta sbaglio. Togliere sto scudo, non lo ricordo. Ah, devo fare l'attacco caricato, mi sa. Ah no, ok. Madonna, sto attacco che fa così all'improvviso, però è abbastanza sgrau. Cioè, giusto giusto ora mi ha messo KO. No, ragazzi, devo andarmi a comprare... sì, devo andarmi a comprare i rivitalizzanti. Non posso fare altrimenti. Sì, sì, devo assolutamente farmi mettere KO e ripristinare tutto. Allora, qua sicuramente avrete visto un taglio, perché mi sono accorto di non aver avuto né pozioni né altro, quindi ho dovuto resettare completamente la partita.
perché dovevo necessariamente resettare la partita. Cioè non c'era altra soluzione. Allora utilizziamo la spada illusoria, che è veramente ottimo. Vedete, parando il colpo comunque si riesce tranquillamente a... però il primo lo para e poi l'altro no, non ha senso. Sfruttiamo la spada illusoria. Finché abbiamo le tricure, utilizziamole. Tra l'altro già abbiamo tolto un bel po' di danno. Ecco, turbine di missili, ve la faccio vedere, che è veramente figa. Ok, e una rinascita l'abbiamo. Porco Giuda. Il fatto che lui poi metta quella sua barriera è veramente, veramente fastidioso. Ok, in questo caso si utilizza la tririnascita. Ma non pensavo potesse fare tutti sti danni. Cioè, è allucinante. Niente, sprechiamo anche l'ultimo fluido rigenerante. Sì, va bene. Come mi è arrivato addosso? Maledetto scudo. Fai fuori anche Simon. Ok. Ok. Fortunatamente non ho sprecato troppe rinascite. Pensavo di sprecarne decisamente di più. Ottimo l'arco con le frecce, che permette comunque la penetrazione del... crepa. Allora, abbiamo maxato le armi di... ok, perfetto. Ottimo. I'll never forgive you for
Rosencaster, don't make Claudia any sadder than she already is. Think about what you're doing for a moment. Is this really what she would want? You act as if you know. Damn! We're outnumbered! Run, Gramps! Snap out of it! It's not too late! You're fired. Official notice from President Valcog. Goodbye. We finally escaped! Whew, but boy, was that a close one! Don't relax just yet. It's all right. Don't worry. They're friends of mine. Friends? What are you talking about? We've come for you, sir. Do you have any injuries? I was a stupid old man to fall for their tricks. Getting myself thrown into jail like that. Crime is just another way to promote war, sir. You said it. And Datron's involved somehow. Datron? Hey, who are you anyway? A fellow prisoner. Isn't that enough? You know, you have the skills of a warrior, yet you have kindness and mercy as well. I didn't think youngsters like you still existed. I'm quite impressed. I'm glad I met you. Say, have you seen him somewhere before? He looks awfully familiar. We'll probably cross paths again someday. But of course, since you guys are pirates, you better watch your backs. Hey! What's that supposed to mean? That fella's a real mystery, all right. Anyway, now that we've pulled ourselves together, let's go and get our travel visa renewed. Hurry up! Time's a-wasting! That little wench is gonna pay for what she did to us. Can we take care of the visa first? Just try to let it go, okay, Lilica? Okay. Quindi finalmente forse adesso potremo rinnovare il nostro passaporto. Allora, detto questo, un attimo devo analizzare le armi che abbiamo maxato. Quindi questo con l'accetta da guerra, che ovviamente non ce l'abbiamo. Poi questo con l'arco della vendetta, che non ce l'abbiamo. Poi, le armi di Simon, questo combatti fuoco, che non ce l'ho. Questo con il bazooka 1, ma il bazooka 1 non era quello dentro la prigione? Sì, il bazooka 1 era quello dentro la prigione. Questo è l'arco della vendetta. Ah, di questo si può unire con l'arco della vendetta. Quindi buono, appena maxiamo quello abbiamo già fatto. Ottimo, va bene. Ecco, qui c'è la bottega delle armi. Qui adesso ci sarà da ridere, perché non credo di poter acquistare chissà che cosa. Non ho tutti questi soldi. Quindi fatemi vedere un attimo cosa c'è. Allora, spada astrale. Poi, blasone lucente, spaccametallo, che già ce l'abbiamo, ecco, Rambler Rose, che sarebbe quella che dobbiamo unire, se no c'è il fucile di fuoco, un comune fucile che spara colpi di fuoco, ma questa
Non so effettivamente se la posso unire con qualcuno. Però prendiamola. Alla fine è una pistola e mi serve. La Rambler Rose non credo, troppo scarsa. Cerchiamo di comunque prendere armi che non siano troppo, diciamo, troppo deboli. Stivali selvatici addirittura. 2100. Ok, prendiamole. Battifuoco, che è quella che ci serve in realtà, però livello 8. Quindi non credo che sia abbastanza. Sì, prendiamo soltanto le armi migliori. È inutile, prendere le armi più deboli per poi riunirle, craftarle, o almeno al momento non ci servono. Magari in futuro sì, ma al momento no. Quindi prendiamo già le armi migliori in modo tale da poterle unire direttamente e basta, che sennò sarebbe abbastanza superfluo. Allora, qui fortunatamente abbiamo già sbloccato il teleport, quindi teletrasportiamoci. Ah, non ci fa teletrasportare. Sicuramente ci sarà qualche scena durante la strada. Per questo non ci permette il teleport. Ci sarà qualche strada. Sì, qualche strada. Ci sarà qualche filmato durante la strada. Ne sono abbastanza convinto. Let's hurry over to the Galaxy Corporation. Sarà figo vedere come potrò unire le nuove armi, anche perché comunque molte le troverò in giro, quindi non per forza bisogna comprare tutte le armi. Possiamo tranquillamente anche non comprarle tutte e unire quelle che già abbiamo. Infatti la rana ci dà soltanto un consiglio sul come unire le armi, ma poi noi tecnicamente possiamo unirle un po' come vogliamo. Questa, diciamo, è la base. Infatti c'è il filmato. Immaginavo. Therefore, to put an end to the long-standing war between Longardia and Draxel, we need to mutually agree to implement military cutbacks in order to drive home the point to the dissidents still pushing for war. People of Longardia, now is the time to lay down our weapons and take our first steps on the road to peace. I knew I'd seen him before. He'll knock me down dead with a feather duster. It's Admiral Banarj. Admiral Banarj? That's right. He's the commander-in-chief of the Longardian army. So what was a big shot like him doing in prison? Banarj is a pacifist, and he's probably got loads of enemies in militant Longardia. I'll bet you half a haggis he was put in there by some pro-war zealots. The war. There's no escaping it. Man, she really did a number on you. For crying out loud, you old fool. All this for love. Well, not that I don't understand the feeling. This time, don't let her go. Quindi abbiamo scoperto effettivamente chi era il prigioniero insieme a noi, rinchiuso insieme a noi,
E abbiamo visto anche Zegram che in realtà sta indagando per conto suo, chissà per che cosa. Hang on just a little longer, GA. We'll go get something to eat soon, okay? Excuse me. Please pardon me for asking, but do you happen to know this person? Hmm? Do you recognize him? Never seen him before. Who is he? He's my husband. His name is Sho. There was an accident at the chemical lab where he used to work, and he was caught in the explosion. He managed to survive, but he's gone missing from the hospital. Simon, do you know this guy? No, I can't say that I do. No. It's okay, Chie. Thank you very much for your time. If you happen to see my husband, please tell him Miyoko and Chie are looking for him. All right, we'll keep an eye out for him. Thank you. Something bothering you? No, not especially. Oh, I feel a little dodgy all of a sudden. Do you mind terribly if Steve goes with you instead? Huh? Cambio della guardia. If you don't mind, thank you for your patience. How's Simon doing? My senses failed to detect anything out of the ordinary. Apart from his body fat percentage, that is. At any rate, let's get to the Galaxy Corporation. The captain will have our heads if we don't hurry. Vabbè, penso che già comunque si sia capito. Non penso ci voglia chissà quale scienziato per... per far capire che ovviamente l'uomo raffigurato nella foto è il nostro Simon. Però vabbè, piccolo spoiler, ma penso che comunque si era capito. Cioè, era abbastanza evidente. Comunque, avremo modo anche di indagare questo suo lato della storia. Potremmo indagarlo sicuramente più in là. Allora, andiamoci a rinnovare questi pass e poi dopodiché stacchiamo questa puntata. Così nella prossima riprenderemo il nostro viaggio spaziale e continueremo la nostra avventura. Huh? They released you already? You know, that's really surprising. Isn't that awfully fast for a bombing? Gosh, law is like so complicated. We didn't do anything. Oh, this is all your fault. Now. Let's just get our galactic travel visa renewed. One more time. ZR-KJ1701, the Dorganark. Huh? Oh no. What now? Duh. Have you guys been in prison or something? Don't you know what happened? Huh? I sure did think it was weird. You guys are so out of it. Don't you ever watch the news? Here. We're live at the Datron factory, where an unnamed individual has taken over the computer mainframe, but has yet to make any demands. A large number of hunters are coming together from nearby cities to capture the criminal. Datron's offering a sizable reward for the capture of the terrorist. This is Lucy Dine reporting live from the scene of the standoff. Do you get it now? All of Zord's government offices are managed by the Datron mainframe. That's like a big computer. So
So, anyway, I'm afraid they can't help you till that's all settled and they get it back up. Sorry. You know, you could always go after the criminal yourself if you're in such a hurry. Here, look at this. Attention, D-Tron Corporation! This is wrongful termination, pure and simple. I am totally running out of patience here. If you have time to send pathetic hunters in here, you want to give in to my gosh darn requests! I am the victim here! My wife left me and my life became the absolute pit! I demand 200 million Zen in compensation for my pain and suffering! Is this the guy? It sounds to me like this fellow is taking revenge for being fired. What a pitiful guy. If we manage to capture this guy, we can get our visa renewed, right? Yep. I'd say that's about right. Let's go get him. If it goes well, we'll even get that reward from Datron. My, what confidence. I'm totally impressed. To get to the factory, just head straight out through the main doors and make a left at the Central Plaza, okay? Good luck out there! Ok, a quanto pare abbiamo un nuovo obiettivo, che però ovviamente faremo nella prossima puntata. Per cui, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.